Buongiorno, sono Laura Antichi. Oggi vedremo un metodo semplice per sottotitolare video YouTube. Questa operazione è molto importante per coinvolgere tutti e rendere i contenuti accessibili. L'accessibilità e quindi la sottotitolazione è importante per i non udenti. Però è importante anche per tutti gli altri fruitori di contenuti che possono accedere ai contenuti in qualsiasi contesto, indipendentemente dall'essere udenti o non udenti. La sottotitolazione permette ai fruitori non di lingua di comprendere meglio il parlato. La sottotitolazione, inoltre, migliora la possibilità di indicizzazione da parte dei motori di ricerca. Curare la traduzione dei sottotitoli nelle altre lingue consente una maggiore portabilità dei video. Ora andiamo a vedere come fare in modo semplice questa operazione. Qui sono su YouTube, vado nel tuo canale, individuo tra i video caricati un video che ho preparato appositamente per questa operazione, un breve video da mostrarvi. Quindi apro il video È il giardino. e vado in modifica video. In modifica video vado nella barra di laterale sinistra in sottotitoli. Ok, mi dice aggiungi lingua e io dovrò attivare contributi della community, attivare per questo video. Ora, sul video che ho caricato, di breve durata, ho questa voce Pubblicati automatica. Clicco su questa voce, ok, e mi compare la visualizzazione dei sottotitoli pubblicati in italiano automatico. Vado in modifica perché quindi la traduzione automatica è spesso imperfetta e vado a correggere questi sottotitoli. Ad esempio qui metto una maiuscola, questo è il giardino pensile del mio appartamento, punto. Poi al minuto 0, 2.073 fino al momento 0, 2.18.7, metto anche qui maiuscolo. Vedete che contemporaneamente mi vengono modificati i sottotitoli. Poi qui andiamo, correggo sempre il maiuscolo, ma le correzioni potrebbero essere molto più radicali, dipende da come il video è stato poi realizzato. Quindi è importante quando si realizza un video utilizzare un linguaggio chiaro. Metto un punto, anche qui correggo, metto maiuscola, queste sono piccole correzioni, ma vi assicuro
che in video lunghi e complessi il lavoro potrebbe occupare parecchi minuti. Questa è la mia pianta di rosmarino, metto, che è sempre verde e sempre più grande, punto. Non faccio altro che quindi pubblica modifiche. È il giardino pensile del mio appartamento. Dovrò aspettare che le modifiche comunque siano state salvate, dopo vedremo il risultato appena sarà renderizzato il video. Vi volevo anche dire che tutte queste funzionalità sono presenti in ogni video di YouTube che abbiamo caricato e sono manifeste dopo un po' di tempo che il video è stato uploadato. Attivo ora sottotitoli, faccio andare il video. È il giardino pensile del mio appartamento. Come vedete, ci sono molte piante che dovrei poi sistemare meglio. Adesso andiamo a vedere il rosmarino. Ecco, ci stiamo avvicinando. Questa è la mia pianta di rosmarino. È sempre verde, sempre più grande. Ecco, È il questo è tutto. Arrivederci.